Il patrimonio immobiliare dello Stato in gestione all'Agenzia del Demanio è composto da circa 44.000 beni appartenenti alla collettività. Molti di questi edifici pubblici sono avvertiti come un patrimonio di identità locale e costituiscono una parte della nostra cultura, della nostra storia, della nostra eredità. Un progetto di valorizzazione di fatto è la creazione di una nuova identità per un immobile pubblico. L'isola di Poveglia è un esempio di immobile pubblico di grande valore storico, paesaggistico, identitario, su cui poter ideare un percorso di valorizzazione integrata. La sfida per un giovane progettista è andare oltre il progetto architettonico. Quello importante per noi è avere la mente aperta, non è una pagina bianca perché c'è la preesistenza. Nell'ultimo periodo l'agenzia è impegnata nella promozione di una cultura di progetto attenta agli aspetti sociali, culturali e ambientali. Un po' come bambini, vogliamo scoprire tutto quello che c'è, tutto quello di che c'è bisogno, proviamo di ruotare un po' la mente, liberarci di idee troppo forti che ci portiamo di noi. L'Agenzia del Demanio ha operato e sta operando tenendo ben presente come e quanto gli immobili possano essere nuovamente fruiti dalla collettività in una logica molto ampia di sviluppo sostenibile. Incominciamo forse con un'idea che si deve distruggere tutto, alla fine vediamo che solo si deve fare una porta, quindi il processo sempre aperto, sia per un progetto nel quasi vuoto o in uno spazio molto definito.